Va ora in onda L'altra Campania, la passione e la ragione. Conducono Antonio Romano e Pasquale Mautone. Bene, ciao a tutti da parte di Antonio Romano, consueto appuntamento con L'altra Campania, la passione, la ragione. Con me, come sempre, amico, graditissimo e partner in questo programma di approfondimento, Pasquale Mautone. Ciao Pasquale. Ciao Antonio, benvenuti a tutto, buon inizio settimana. Oggi diciamo un nuovo argomento che ha a che fare con la città di Napoli, con lo sviluppo della città di Napoli e diciamo il futuro di Bagnoli. Sono argomenti diciamo attualissimi e lascio a te diciamo il prosieguo. Beh, carne a cuocere ce n'è tantissima, diciamo, per quanto riguarda la città. Diciamo pure che la città, al di là di tutte quelle che sono le difficoltà che vive da sempre, ha anche un momento di positività dovuto a un flusso turistico aumentato a dismisura, ne abbiamo parlato in un apposito programma qualche settimana fa. È una città che, come dire, deve dare questo colpo di reni per sistemarsi come città importante, sia da un punto di vista turistico, sia da un punto di vista culturale, dell'accoglienza eccetera, ma deve anche uscire fuori da qualche equivoco in cui è dentro ormai da tanti e tanti anni. Ecco, abbiamo parlato di futuro di Bagnoli e non è da oggi, è da anni, è da tanti anni che si parla di futuro di Bagnoli, di una realtà per la quale io vorrei spendere poi magari dopo qualche parolina anche storica, vedere un poco come nasce diciamo questo polo industriale lì a Bagnoli, un posto diciamo come dire votato da Dio ma evidentemente distrutto dagli uomini. Però bisogna anche dire che all'epoca, poiché lo spostamento dei profilati metallici avveniva specialmente tramite diciamo mare, quindi con grosse navi cargo, è evidente che si doveva trovare all'epoca, stiamo parlando di oltre un secolo fa, del 1905, si individuò quest'area per dar vita a questo stabilimento siderurgico che prese il nome di Ilva. L'Ilva, bravo. Ecco, quindi partì ufficialmente, se non ricordo male, ma dovrebbe essere questa la data, intorno al 1910, e mano a mano si è allargata sempre di più, non tanto su Bagnoli ma su Coroglio in effetti. Quindi tutta quell'area, quella parte diciamo che si incunea, quella spiaggia naturale bellissima, mano a mano riceve sempre più offese diciamo da parte dell'uomo che crea l'industria, che ovviamente da un punto di vista ambientale oggi ci troviamo questo problema che dovrà essere portato a soluzione. Io devo dirti la verità, ti dicevo in privato, a me Bagnoli come Coroglio mi portano alla mia gioventù, alla mia fanciullezza, quando ragazzini piccolissimi entravamo rigorosamente senza biglietto del 141, che era una linea auto dell'Atan, che sì, era abbastanza, voglio dire, di raro passaggio, ogni 40 minuti passava il 141, e si mischiavano gli scugnizzi che andavano a mare, gli operai, che erano tantissimi, che andavano a quello che loro chiamavano un cantiere. Quindi andavano al cantiere e noi stavamo in mezzo a loro, quindi loro andavano in fabbrica a lavorare appunto con la siderurgia, noi andavamo sulle spiagge, non eravamo tanto diciamo per il sottile a farci il bagno in un'acqua che non era proprio cristallina. Nello stesso tempo in alcuni casi pigliava colori del cloro, perché lì molti hanno dimenticato che dove c'è Città della Scienza c'era la Federconsorzi, ma lì c'era la Monte Edison, quindi scaricava a mare delle fetenzie incredibili, e noi in quest'acqua bianca appunto piena di cloro ci facevamo il bagno allegramente, anzi raccoglievamo anche le cozze dagli scogli, le mangiavamo. Insomma, poi è chiaro che poi si sfociò a colera negli anni 70, ma scherzi a parte, lì c'erano anche tanti lidi balneari, ecco, un pugno nell'occhio tra il contrasto dell'industria che avanzava sempre di più, perché da un lato c'era l'Italsider, c'era la Monte Edison, sì, ma c'era anche la Cementir, che io ricordo si chiamasse Eternit all'epoca, e che sfornava in effetti quei pericoli che poi successivamente sono stati acclarati insomma dalla chimica eccetera, che erano appunto i profilati d'amianto con tutti i danni che hanno fatto. E devo dirti che recentemente è scomparso, sempre per effetto dell'asbesto, anche l'ultimo degli operai dell'Eternit, quindi praticamente sono tutti morti, credo il 95%, con la stessa malattia praticamente, l'asbesto nei polmoni. Quindi al di là di tutto questo c'erano tanti lidi balneari, ricordo il lido delle sirene per esempio, che era accorsato, era pieno di bella gente,
E ricordo anche qualche cosa: Bagnoli aveva addirittura uno stabilimento termale che era l'idrotricarico, dove oggi ci sta una scuola nautica, se non ricordo male. Ma lì praticamente la gente andava a fare le cure termali, perché la zona appunto di Agnano, di Bagnoli, per sfociare all'isola di Scalifrutta, è tutto un segmento termale che andava, voglio dire, trattato diversamente. Però la storia, diciamo, pretendeva all'epoca gli insediamenti industriali, erano migliaia e migliaia le persone che lavoravano ancora tuttora, sia alla loggetta fuori rotta, sia a pianura vi sono dei villaggi ancora chiamati villaggi dal Sider, dove appunto avevano avuto le case i lavoratori dipendenti di questa fabbrica Ilva, abbiamo detto, che diventò i dal Sider. Sì. Non vorrei dilungarmi sulla storia, però credo Antonio, ma la storia, voglio dire, è piena di problematiche. Io per esempio ricordo che intorno agli anni 90, quando oramai il destino dell'area Ital Sider era ormai segnato, ricordo che Renzo Piano aveva elaborato un primo piano di riconversione urbanistica che aveva già realizzato il piano Olivetti, questo, diciamo, il noto architetto, oggi certo, senatore a vita tra l'altro, realizzò questo progetto che prevedeva la trasformazione delle aree di Bagnoli e Coroglio con il risanamento del litorale e un porto turistico, e questo progetto viene bocciato nel 93 dall'allora assessore all'urbanistica di Napoli, De Lucia. Quindi, anche lui è architetto di fama, quindi Lucia, se era comunque, diciamo, una visione della città che poteva secondo me dare un forte sviluppo. Invece poi le cose sono andate diversamente per quanto riguarda poi anche la nota questione del flop della vendita dei suoli, perché quello forse è l'aspetto poi e col successivo blocco dei cantieri, perché diciamo che quando nel 2008 poi Bagnoli Futura completa la vendita dei suoli dell'area 4 per un totale di 7 ettari per 52 milioni di euro nell'area, una società consortile avvia le procedure per la realizzazione del polo tecnologico dell'ambiente e viene pubblicata la gara per la selezione delle aziende che saranno ospitate nel polo, e l'apertura era prevista per il 2010. Ben presto però poi, come sappiamo, sorgono i problemi. Nel 2011 vengono sequestrati 2 dei 7 ettari a disposizione per questioni legate alla mancata bonifica. Tu prima hai citato l'asbestosa, hai citato tutte queste azioni che i lavoratori, e questo veramente era il sangue dei lavoratori, non ci vuole, per quanto riguarda queste malattie per danno biologico che loro avevano riportato nel corso della loro lunga attività, e su questo è stato terreno anche di scontro con i giudici del lavoro. C'è stato, diciamo, sono state controversie giudiziarie anche assai note. Questo assai è il tuo pane quotidiano. Sì, per questo diciamo non ci dilunghiamo neanche troppo, perché sono cose assai note. Perché diciamo poi dal flop della vendita dei suoli si è arrivato poi nel 2010 addirittura poi al blocco dei cantieri, quando ancora c'era il governo di Caldoro, ricordo. Che c'è stato anche al centro di un duro braccio di ferro, perché per quanto riguarda questi atti poi con la precedente giunta Bassolino. Dal sequestro poi, come dicevamo, si è passato poi dal fallimento, e questo poi ha subito il colpo definitivo, si dice, perché poi le aree dell'ex Ital Sider vengono sequestrate dai carabinieri nell'ambito di questa indagine della Procura di Napoli, che ipotizza proprio una situazione, si dice, di disastro ambientale. Ovviamente questi reati sono difficili da provare, perché hanno a che fare qualcosa di più ampio rispetto, diciamo, al singolo reato, diciamo, su due persone, perché sono reati che riguardano l'intera collettività. E quindi vengono iscritti nel registro degli indagati 21 ex dirigenti di vari enti locali della società Bagnoli Futura. Vengono sequestrati tutti i cantieri, nonché anche il pontile, che dopo tempo verranno riaperti. Quindi sono tutti aspetti che hanno a che fare proprio col fallimento del progetto di recupero e di questa trasformazione dell'area urbana, ora oggetto di nuovi progetti da parte dell'amministrazione. Però voglio dire, adesso le cose sono, diciamo, cambiate anche a seguito dell'insediamento del nuovo commissario. Come sappiamo, c'è anche un forte braccio di ferro tra l'amministrazione
guidata dal sindaco De Magistris rispetto poi alla posizione governativa assunta dal commissario Anastasi. Quindi ci sono varie situazioni che hanno a che fare effettivamente col vero sviluppo della città, perché secondo me una scelta importante su tale delicata materia potrà, diciamo, trasformare veramente il futuro della città e dare una prospettiva di sviluppo e soprattutto di vivibilità. Permettimi di farti una domanda. In effetti noi abbiamo, e credo anche i nostri ascoltatori, seguito un attimino anche i risvolti, diciamo, polemici rispetto alla posizione di De Magistris, perché De Magistris da un lato è contrario a qualsiasi nomina commissariale, sostenendo, non so quando sia giusto o quando non sia giusto, che diciamo Bagnoli debba passare attraverso praticamente una di lavori che vanno coordinati e gestiti dal comune, cioè in altri termini mi sembra lui voglia dire è un problema nostro e noi lo dobbiamo praticamente sviluppare e portare a termine. D'altro canto, diciamo, da un punto di vista governativo la lettura, diciamo, superficiale è quella: non si è fatto niente o si è fatto male per tanti anni, adesso è il momento di dare una svolta. E ovviamente poi si paventano anche effetti di natura speculativa. Non dimentichiamo che alcuni diciamo terreni, quelli della Cementir, sono in possesso di un gruppo editoriale molto forte che ha anche un suo radicamento nel più forte giornale qui a Napoli, e nello stesso tempo diciamo che da un lato i privati potrebbero spingere elementi speculativi fatti praticamente, come dire, di azioni, diciamo, volte al profitto, mentre da un punto di vista sociale bisognerebbe fare azioni che andrebbero a contemperare il profitto con quello che è lo sviluppo del turismo di questa città. Non so come la pensi. Certo, ma questo, la questione dello sviluppo del turismo è uno degli aspetti più importanti sotto il profilo, diciamo, sia della programmazione, ma soprattutto di un momento veramente di crescita, di usare e utilizzare il turismo, la cultura, non in maniera occasionale, ma come momento veramente di crescita e di sviluppo della città. E soprattutto evitare, anche quando ci sono questi finanziamenti allo sviluppo, questi finanziamenti, dicevo, sia alla cultura che al turismo, che poi questi finanziamenti vengano sperperati, che questi finanziamenti si, come dire, si vanno poi a realizzare in mille rivoli senza realizzare poi quelle opere che erano nei progetti iniziali. Questo è un po' la visione italica, no? Di questo, certo, spreco di denaro, certo, quando ogni volta ci sono dei finanziamenti e questi progetti non vengono, cioè, mai. C'è un business che è grosso, per cui ecco. Anche perché oggi si assiste molto a una politica via Twitter, no? Di questo, sì, spot, stanziati 3 milioni di euro per la bonifica di. Dopodiché nessuno segue i progetti, passano 5 anni e non si sa più né quei soldi dove, che destinazione hanno preso, né tantomeno se l'opera è realizzata. Quelle che una volta venivano chiamate le cosiddette cattedrali nel deserto, e questo è un aspetto pessimo della politica, e che la buona politica dovrebbe, come dire, contrastare con forza, cercando di raggiungere gli obiettivi per i quali poi quei fondi effettivamente vengono diciamo statuiti e, diciamo, e bloccati per quel determinato scopo. Diamo lo spazio alla pubblicità. Subito dopo la pubblicità ci fermeremo con un poco di musica, e io non a caso avrei scelto da Edoardo Bennato, che è attentissimo, sì, voglio dire, a quelli che sono i problemi legati all'Italsider, il cui papà era dipendente, e la velata polemica della canzone che è Vendo Bagnoli. Certo, famosissima. Sentiamola, ascoltiamola, poi dopo ritorniamo, anche perché devo darti poi l'altra parte della risposta, secondo me, che è la sinergia tra le istituzioni. Perfetto. Su quello che dicevi di De Magistris, perché secondo me la collaborazione e la sinergia tra le istituzioni è il momento migliore per una politica di programmazione. Oh,
di State ascoltando L'altra Campania, la passione e la ragione. Conducono Antonio Romano e Pasquale Mautone. Bene, eccoci qua di nuovo in diretta. Abbiamo, dopo la pubblicità, ascoltato Edoardo Bennato con Vendo Bagnoli. Molte delle produzioni di Edoardo Bennato vertono proprio sul territorio, difatti dopo ci lasceremo, la trasmissione con Nisida, sempre Nisida è un'isola e nessuno lo sa. E allora, al di là di questo, quindi utilizzeremo il nostro amico Edoardo Bennato, appunto, che ci fa da, come dire, da colonna sonora a questo programma. Mi dovevi dare il completamento della risposta. Sì, certo. No, devo dire, la canzone Vendo Bagnoli, Chi la vuol comprare, è veramente, come dire, ad hoc rispetto, diciamo, immaginifico, come amiamo dire, Bennato, come sempre su questi temi, anche perché lui è molto legato a questi a questo territorio. Assolutamente sì, lui abita in una posizione che la vede sempre davanti agli occhi, quindi, diciamo, la baia di Bagnoli e Coroglio, sì, e Nisida di fronte. Sì, sì. No, dicevo, rispetto a quanto tu evidenziavi sulla posizione assunta dall'amministrazione, quindi da De Magistris, secondo me non è una posizione, come dire, di grande meritevolezza, perché secondo me è necessario invece che vi sia una sinergia tra le istituzioni, perché solo in maniera sinergica si possono realizzare obiettivi, come dire, di crescita, ma soprattutto è quasi inconciliabile che il sindaco della città di Napoli sia, come dire, in contrasto con la programmazione messa in campo poi dal commissario Anastasi. Questa è una posizione, come dire, che secondo me col tempo andrà chiarita, perché poi, al di là delle azioni giudiziarie che si intraprendono, secondo me questa, pian piano, questa posizione dovrà necessariamente essere chiarita. Però io ritengo che necessariamente un lavoro di sinergie e comunque di collaborazione istituzionale, più che ancora di sinergie, di collaborazione istituzionale, vada, come dire, sicuramente privilegiata rispetto all'aspetto poi dello scontro a cui comunque abbiamo assistito. E io devo dire, questa è una cosa che dovremmo chiedere anche al nostro ospite, l'onorevole Giovanni Palladino, sì, che interverrà a breve, dove lui, da sempre impegnato, diciamo, sulla politica napoletana, potrà sicuramente darci qualche aspetto in più rispetto a questa posizione su Bagnoli. Io credo che la gente, al di là di quelle che sono le posizioni delle varie istituzioni, si aspetta finalmente che si arrivi alla soluzione di un problema che, voglio dire, è lungo nel tempo e ha stancato le persone che abitano in quest'area. Io ricordo perfettamente, perché
ho avuto anche io nel mio piccolo un ruolo particolare, perché quando poi si decise, diciamo a livello politico ma europeo, che la siderurgia da Napoli doveva andare via, lì furono fatte delle cose veramente da sant'uffizio, nel senso che fecero degli investimenti faraonici, spendendo una barca di soldi, rinnovando praticamente attrezzature, macchinari a Olivia Sider, ben sapendo che per i caschi gialli praticamente era suonata l'ora dell'amen. E allora noi, io all'epoca stavo in un gruppo che si interessava di ambiente, eravamo i Verdi per la Campania, dicemmo: cari caschi gialli, incominciate a mentalizzarvi e a pensare di poter, diciamo, trasformare il vostro lavoro di addetti alla siderurgia, ma pensando di poter essere domani cuochi, albergatori, comunque li invitavamo, ecco, a chiedere ad alta voce, non diciamo il ripristino di una fabbrica il cui destino ormai era segnato, ma di chiedere una conversione. Dopo tanti e tanti anni, diciamo che il tempo ha cancellato tutte queste cose, però rimane il fatto che dopo tanti anni si aspetta ancora che, diciamo, questa zona così bella naturalmente venga, come dire, restituita a quello che è il suo, diciamo, ruolo naturale, che è quello legato al turismo, allo sviluppo della cultura, dell'azienda leggera che comunque sviluppata con fondi rinnovabili e sicuramente, insomma, in linea con una città che si proietta appunto nel terzo millennio come una città aperta a chi vuole venire a trovarci, a portare ricchezze, perché no, anche posti di lavoro e benessere. E certo, Antonio, tu cogli nel segno sotto questo aspetto, ma qui, al di là, diciamo, della posizione specifica su Bagnoli, noi era il titolo poi della trasmissione che stiamo, diciamo, conducendo, perché, diciamo, Napoli, sviluppo, qui va fatta una riflessione anche più a 360 gradi per quanto riguarda poi la gestione amministrativa della città, ma soprattutto la crisi nella quale la città è, diciamo, si trova per quanto riguarda la questione della sicurezza, la questione della criminalità. Certo. E assistiamo veramente a delle scene dove vi è l'assenza totale dello Stato, quindi dove veramente in certi quartieri sarebbe, come dire, necessaria una presenza più forte, anche per far sentire, diciamo, una vicinanza ai cittadini. C'è un problema, secondo me, in città di viabilità, perché qui ci sta proprio da impazzire per quanto riguarda in determinati posti della città il traffico, per quanto riguarda la qualità delle strade, perché effettivamente si interviene sempre nella patologia, sempre quando vi sono, diciamo, questi sinistri che avvengono per quanto riguarda le insidie e trabocchetti, che sono tantissime le azioni nei confronti del comune, con un grave danno poi alle casse comunali. Certo. Per quanto riguarda, diciamo, queste azioni intraprese dai cittadini, che normalmente, diciamo, dovrebbero, come dire, evitarsi, anche per garantire la salute e la tutela dei cittadini. C'è, secondo me, un grave problema in merito alla gestione delle partecipate, con uno spreco enorme di denaro pubblico e con uno spreco enorme, come dire, di risorse sull'inefficienza di molte di queste, perché parliamoci chiaro, molte di queste partecipate sono dei carrozzoni che servono alla politica solo per legittimare se stessa. Secondo me una politica attenta deve fare una battaglia forte sulle partecipate, con una riduzione per quanto riguarda gli sprechi, e per mantenere in piedi solamente quelle attività che sono di servizio ai cittadini. Pasquale, prima di dare spazio al nostro ospite, volevo chiederti, approfondire un altro argomento che poi, voglio dire, svilupperemo con Palladino. Il 6 giugno, se non ricordo male, ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale Napoletano e in questo senso, mentre vi sono dei soggetti certi che scenderanno in campo, è il caso di Lettieri, che è già partito con la sua campagna elettorale, molto, diciamo, immediata, devo dirti, per il momento ho visto i 6x3 per strada, lui sì. Tende semplicemente ad essere quanto più semplifico possibile e a far capire alla gente, beh, sono strategie di comunicazione, ognuno fa quello che crede opportuno. Anche se devo dire, Antonio, di pochissimi giorni fa su Lettieri, che mi pare che non ci sia stata poi la legittimazione da parte di Berlusconi, c'è stata una piccola polemica su questa vicenda di Lettieri, se ancora è il candidato ufficiale, anche rispetto a quella valutazione di Fratelli d'Italia, però, diciamo, al momento rimane Lettieri, abbiamo visto già i manifesti, quindi dicevi?
Dicevo appunto che Lettieri sta scegliendo la strada del dialogo semplice, cioè lui cerca di, diciamo, di legittimare se stesso e la sua grandeur attraverso il fatto che lui viene praticamente dalla gente e quindi può dare alla gente. È una sua strategia rispettabilissima, chi le fa ovviamente su gente esperta di comunicazione, quindi sanno quello che fanno. Credo che al di là di Lettieri, se e quando sarà, al di là di Bassolino, che comunque è un candidato forte tra i candidati che si ci metteranno nelle primarie per quanto riguarda la sinistra, diciamo di essere la sinistra, e lo stesso De Magistris uscente, già abbiamo tre nomi forti, diciamo. Sì, su cui... perché diciamo il centrosinistra farà le primarie e quindi c'è già fissata una data, ed è certo, diciamo, la partecipazione di Bassolino. È stato sciolto anche il nodo di Valeria Valente, che è, diciamo, di area renziana, e invece di poche ore, di qualche giorno fa, se ricordo, sì, di qualche giorno fa, l'esclusione invece di Umberto Ranieri, perché in merito alle firme c'è stato un po' di polemica, quindi anche su questo bisogna attendere poi una valutazione più ampia. E poi c'è la posizione del sindaco uscente, perché poi quello che occorre valutare con attenzione l'operato di questo sindaco, al di là, diciamo, delle posizioni sul campo. I cittadini quello che veramente devono valutare è l'azione amministrativa intrapresa dall'amministrazione su quello che effettivamente ha fatto e su quello che poi non ha fatto. Quindi è importante, diciamo, una verifica sotto l'aspetto, come dire, degli obiettivi. Io amo sempre parlare del raggiungimento degli obiettivi, valutare un'amministrazione alla fine del, diciamo, del mandato è un momento veramente importante rispetto al consenso che l'amministrazione va a chiedere ai cittadini, soprattutto sulla base dell'operato. Certo. È un aspetto importante, soprattutto ha qualcosa, come dire, a che fare rispetto a quello che dicevamo del raggiungimento degli obiettivi. Su questo i cittadini possono effettivamente fare una comparazione su quello che è stato detto durante la campagna elettorale e su quello che poi effettivamente è stato, diciamo, realizzato e perseguito. Pubblicità. State ascoltando L'altra campagna, la passione e la ragione. Conducono Antonio Romano e Pasquale Mautone. Bene, abbiamo in linea, come detto, l'onorevole Giovanni Palladino di Scelta Civica, tra l'altro coordinatore regionale di Scelta Civica, già consigliere comunale al Comune di Napoli, quindi con una lunga esperienza politica, seppur giovane, diciamo, ma sempre impegnati sui temi della città di Napoli. Quindi ringraziamo l'onorevole Palladino della gradita presenza, a cui, diciamo, vogliamo chiedere prima di tutto un suo, diciamo, pensiero in merito a questo fine legislatura, questo fine consiliatura dell'amministrazione De Magistris. Cosa si sente di dire, onorevole, in merito, diciamo, all'azione politica della giunta De Magistris? Per entrare subito nell'argomento, naturalmente sarebbero tante le cose da dire, ma mi riferisco, partendo dalle ultime cose, per esempio della questione Bagnoli. È incredibile che il sindaco di una città pensa di stare fuori la porta e protestare, mentre lì è l'unico sviluppo serio, insomma, che dove deve partire la nostra città. E c'è stata una decisione incresciosa ed incredibile, dove pensa di protestare piuttosto di essere una voce per la città di Napoli. Certo, Giovanni, io proprio su questo punto dicevo che una buona politica dovrebbe sicuramente garantire una sinergia tra le istituzioni e soprattutto un rapporto istituzionale, prima di tutto, per il raggiungimento di comuni obiettivi. Sì, è così. Bagnoli è l'esempio, come dicevo, del fallimento degli ultimi 20 anni. Si parla e poi dopo non c'è mai nessuna soluzione. Mentre, diciamo, la nuova generazione che si deve affacciare al governo di questa città deve cercare di lavorare alle soluzioni, bloccare, insomma, vecchie ruggini e puntare allo sviluppo della città. Giovanni, io tra l'altro voglio anche dire che sei membro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera. In merito, sì, quindi alla questione proprio di Bagnoli, ci puoi dire qualcosa in più? Ma allargherei anche un po' il campo, cioè nel senso che Bagnoli, che oggi, insomma, con la guida, con il commissario Anastasi nominato dal governo, può partire, insomma, un po' in rilancio. Già nei prossimi giorni io avrò un incontro proprio per dare una mano al commissario, in modo da far partire, insomma, questa area importantissima per lo sviluppo della città e che deve servire soprattutto a portare lavoro ai napoletani. Poi, allargando, insomma, un po' il campo, naturalmente stando lì nella commissione bilancio, mi sto cercando di occupare un po' di temi soprattutto napoletani,
e comunque su Napoli vanno decisamente spesi di più e meglio, per esempio, i fondi europei, perché ci sono tante iniziative che sono rimaste al palo e devono assolutamente, insomma, partire, ce lo auguriamo con il nuovo governo, che queste iniziative partano. Per quanto riguarda, ecco, il dubbio che c'ha la gente comune, insomma, bisogna ovviamente fare quello che non è stato fatto in tanti anni. Bagnoli, diciamo, per intenderci, tutta l'area che da Bagnoli va fino a Caroglio e fino anche all'isola di Nisida, ci si aspetta praticamente uno sviluppo però che possa contemperare, diciamo, l'elemento commerciale a quello, diciamo, ambientale, senza quindi far prevalere elementi prettamente speculativi. E poi l'altra domanda: si paventa di tanto in tanto la paura di interferenze malavitose, in questo senso che cosa ci può dire? A dire la verità, sulle presenze malavitose sono cose che esistono oramai non più, e non sono più questioni esclusivamente campane o del sud, diciamo, perché poi alla fine ingerenze che si vedono in tutti i posti d'Italia. Sì. Oggi però abbiamo le misure per affrontare questo problema, e su questo c'è un'attenzione alta ovviamente anche del presidente dell'ANAC, no? Del presidente Cantone, che adesso c'è una supervisione su tutti i lavori di appalto che stanno avvenendo nel paese, naturalmente con un'attenzione particolare in questi posti di parte, si parla di sviluppo, perché è ovvio che le connivenze o attività malavitose devono essere messe fuori la porta. Queste mi sembrano questioni scontate, ma non mi fascere la testa prima di romperla, nel frattempo certo. Inizierei a far partire lo sviluppo, diciamo, in quell'area che per il momento, diciamo, è l'unica cosa che notiamo, il deserto assoluto. Poi mi chiedevi un'altra cosa, insomma, che adesso mi è sfuggita. Sì, per quanto riguarda diciamo la parte squisitamente speculativa rispetto alla parte invece utile allo sviluppo. Ovviamente ecco. Io rappresento naturalmente, insomma, sono un po' l'espressione di una società civile che è entrata in politica, quindi per noi è fondamentale sinergia con i privati, e l'abbiamo anche proposto nel nostro programma elettorale, dove è stato anche ben accolto dalla candidata del Partito Democratico Valeria Valente, dove naturalmente chiediamo che strutture abbandonate, come per esempio strutture sportive, vengano affidate a sponsor, a simboli della città, e sinergicamente magari con le parrocchie fare delle iniziative dove i privati possono ottenere un proprio interesse. Sì, sì, Giovanni, sì. È assai importante quello che dici anche rispetto al ruolo dell'autorità anticorruzione, perché proprio come dicevi, in tema di appalti un ruolo importante può svolgere l'autorità, come dire, per tenere alto il livello di attenzione su diciamo su appalti così consistenti, dove chiaramente la camorra, ma soprattutto diciamo gli interessi forti possono, come dire, tentare di mettere le mani. Quindi ecco, un ruolo importante secondo me è proprio quello dell'autorità anticorruzione. Voglio invece dire una cosa che hai anticipato: l'onorevole Palladino era candidato per le primarie del centro-sinistra come sindaco di Napoli, e è di pochi giorni fa la valutazione di un passo indietro in favore di Valeria Valente, espressione dell'area renziana. Sì, mi piace definirlo un passo verso la città piuttosto che un passo indietro. Bravo. Abbiamo rinunciato magari ad una nostra visibilità personale nei confronti di una candidata che possa rappresentare, che ha accolto, insomma, le nostre istanze programmatiche, dove si attesta finalmente l'inizio di una nuova generazione. E su questo, insomma, ho apprezzato moltissimo il sacrificio che intende fare Valeria Valente. Staremo al suo fianco per sostenerla e soprattutto, insomma, per portare, insomma, in città aria fresca, insomma, che ce n'è bisogno. Per quanto riguarda la mobilità, parliamo di Napoli in generale, non più di Bagnoli Caroglio, ma la mobilità su Napoli, che ha delle carenze evidentemente notevoli. Diciamo, io faccio parte di quella schiera di persone che utilizzano spesso la macchina, ma semplicemente perché non sempre ci viene data la possibilità di avere mezzi, diciamo, alternativi pubblici.
cosa si pensa di fare, ecco, per fare finalmente questo passo e mettere Napoli nelle condizioni di qualsiasi altra grande città europea, in effetti? Sì, mi piace la domanda, perché nel programma noi abbiamo inserito la proposta di un comitato di saggi per studiare la vicenda traffico, che non deve essere fatta dai soliti professori, ma un comitato fatto di tassisti, autisti dei mezzi pubblici, studenti e di pendolari. Quelli che ci perché sono in mezzo al traffico, ecco, perfettamente. Sì, le soluzioni, perché devono arrivare da chi vive la città. E attraverso, insomma, credo che questo comitato, che possa riunirsi magari, diciamo, una volta al mese proprio nella sede del comune, possono trovare delle soluzioni, diciamo, che ridimensionano il problema. Pasquale, prima, parlando un attimino della questione in generale e della posizione, diciamo, critica del comune rispetto alla questione Bagnoli, lui ipotizzava, diciamo, in maniera abbastanza, voglio dire, ottimistica, che prima o poi, diciamo, la conflittualità debba per forza rientrare e quindi trovarci in un quadro sinergico molto importante, insomma. Nel senso, Giovanni, voglio chiarire meglio, nel senso che io penso che questa posizione del sindaco De Magistris debba necessariamente rientrare, nel senso che il comune debba assumere la sua responsabilità come rapporto di sinergico tra le istituzioni. In questo senso dico, forse è il caso che una valutazione, diciamo, più attenta da parte dell'amministrazione. Io questo me lo auguro, perché, diciamo, da tempo è passata la campagna elettorale, anzi adesso ce n'è un'altra. E quindi, diciamo, dal scassare con tutti, diciamo, rischiamo che magari si scassa la città, e quindi per questo deve rientrare, insomma, la polemica, e il comune ha il dovere di parlare con il governo a prescindere dal colore. Bravo. Ma una Napoli tipo Rio de Janeiro è un sogno? Ma mi accontenterei di una Napoli come Barcellona, ecco. Diciamo. Mi piace come risposta, secca ma evidentemente esaustiva. Sì, ma noi diciamo, secondo me, gli aspetti da prendere in considerazione per un rilancio dell'attività amministrativa in città sono tanti gli aspetti. Io l'ho ricordato anche prima, secondo me una vera battaglia va fatta sugli sprechi, Giovanni, sulla questione delle partecipate, sulla questione della viabilità. Sono tutti aspetti che secondo me la nuova amministrazione deve tenere in forte evidenza, soprattutto per dare una risposta ai cittadini. Sì, ma anche lì va fatto un ragionamento, ma soprattutto c'è bisogno di una politica, diciamo, di riordino delle partecipate del Comune di Napoli. Noi su questo ne stiamo facendo una battaglia in Parlamento, cercando di eliminare le partecipate inutili e magari di ottimizzare quelle che realmente servono alla città. Giovanni, noi ti ringraziamo della gradita presenza. Quando vorrai ritornare su questi delicati temi della città sarai il benvenuto, e soprattutto ti ringraziamo, diciamo, dell'intervento e dell'attenzione che dedichi, diciamo, alle fasce più debili e soprattutto al benessere della città. Ah, grazie a voi. Ciao Pasquale, ciao Antonio. A presto, ciao, grazie. Ciao. E allora siamo giunti a chiusura di questo programma. Credo che abbiamo parlato di una serie di cose. Ovviamente, come dicono i nostri colleghi più importanti di Striscia la Notizia, noi siamo qui, eventualmente ci siano soggetti che vogliano dire la loro e che si sono sentiti esclusi, ma relativamente, perché noi abbiamo contattato, diciamo, anche altre persone che hanno declinato l'invito, per cui se c'è qualcuno che vuole dire la propria sugli argomenti che abbiamo trattato, ben venga, noi avremo un altro programma. Certo, questo diciamo, il pluralismo noi l'abbiamo sempre evidenziato. Poi, diciamo, in conclusione di questa trasmissione, l'importante secondo me è porre all'attenzione quali sono i problemi che affliggono la città, certo, e soprattutto una valutazione seria sull'operato dell'amministrazione in prossimità delle nuove elezioni. Secondo me il cittadino deve essere edotto sull'attività intrapresa dall'amministrazione e soprattutto sui risultati conseguiti, così potrà, come dire, con scienza e coscienza esercitare un diritto di voto che possa garantire, sicuramente possa garantire una prospettiva, se ancora il voto serve a creare una classe dirigente, a cui io credo e voglio credere con forza che il voto possa creare una classe dirigente. Una classe dirigente. In particolare evitare, diciamo, quei fenomeni malavitosi di vendita di voti e soprattutto che possano, come dire, sperperare il consenso sull'altare, diciamo, di pratiche amministrative assai cattive, dove poi interviene la magistratura, dove diciamo, non si dà una bella immagine della città. Perché secondo me quello che è importante è che vi sia una selezione delle migliori energie che possano garantire un essere collettivo. Bene, ed è tutto da Antonio Romano e da Pasquale Mautone. Buona settimana. Ciao a tutti. Avete ascoltato?
l'altra Campania, la passione e la ragione. In onda il lunedì alle ore 8:30 e in replica il giovedì alle ore 17:30. L'altra Campania.